Ecco la premiata Forneria Marconi, per anni la bandiera del rock italiano. Patrick Givas, Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Lucio Fabbri, Walter Calloni. Prima di tutto una spiegazione che vi sarà stata chiesta mille volte, immagino, forse anche di più, su questa vostra originale, strana, quasi umoristica denominazione. Ce la vuol dare Franz Di Cioccio questa spiegazione, sì, questa risposta? Facciamo 1001, così ricominciamo. Va bene, 1001, d'accordo. Dunque, cercavamo un nome lungo che potesse essere facilmente dimenticato, però in realtà si ricorda più facilmente perché è complicato. Oppure un nome che potesse essere sintetizzato, come PFM, cioè stringendo premiata Forneria Marconi. Abbiamo trovato l'ispirazione in un negozio di Brescia che faceva il pane, che era la meta abituale di uno dei componenti del gruppo che c'è stato prima, che adesso non c'è più. E così ci è piaciuto questo nome, si chiamava Forneria Marconi, ce l'abbiamo aggiunto premiata per complicarlo un po', e anche perché agli albori della nostra nascita negli anni 70 si usava così, cioè una certa maniera, nomi di animali, corvi, camaleonti, giraffe, coccodrilli, pipistrelli, no? E volevamo comunque una cosa più normale, più umana, però che avesse anche questo tipo di riscontro, un bel marchio, no? Abbiamo capito, quindi una scelta così originale senza alcun altro risvolto intellettualistico o sociale. Benissimo. Voi avete tentato recentemente un'esperienza americana, avete tentato, se così possiamo dire, di trovare l'America. Com'è andata? Sentiamo Patrick Givas. Ma è andata bene, probabilmente è una delle ragioni per la quale siamo ancora qua dopo 10 anni, visto che questo è il 10° anno della PFM. L'America è stato per noi una grossa esperienza, sia a livello di realizzazione nostra, perché per un musicista che suona della musica rock, bene o male l'America è un po' dove è nato tutto, un po' come un pittore americano quando viene a Firenze, no? Allora siamo andati lì, abbiamo fatto delle grosse esperienze, abbiamo incontrato molta gente, abbiamo incontrato un pubblico diverso che è ottimo per queste cose qua, e che dà un certo tipo di carica, e soprattutto abbiamo incontrato moltissimi musicisti che ci hanno aiutato moltissimo. Difatti noi in America abbiamo fatto 250-300 concerti e abbiamo un piano, abbiamo nel futuro immediato, pensiamo di tornarci, cioè verso ottobre-novembre, e di ricominciare l'esperienza, perché appunto ci è piaciuto moltissimo. Ecco, siamo entrati proprio nel discorso musicale. E come è possibile crearsi una personalità per un complesso? Mi sembra più difficile che per un singolo cantante, per un cantautore. Mussida, come la pensa lei in proposito? Ma direi che una cosa più importante per un gruppo, come per un cantante, è appunto quello di avere una sua personalità per farsi identificare meglio, per riuscire a dare qualcosa di originale alla gente, che poi la cosa che più interessa è il contatto col pubblico. Il pubblico, diciamo, che è sempre quello che fa l'artista, anche perché è quello che recepisce meglio i suoi segnali. Noi all'inizio abbiamo, credo, sottolineato la nostra personalità con la scoperta di una formula che è stata quella della tarantella rock, che è poi la cosa che ci ha personalizzato e ci ha fatto conoscere anche all'estero. Diciamo che è stata una cosa molto bella, perché è stata seguita in particolar modo dagli italiani per tanti anni, e anche adesso, ancora adesso, i ragazzi la seguono più che volentieri. La cosa stupenda è che siamo anche riusciti a portarla fuori dall'Italia, ed è stata una cosa recepita da tutti in una maniera molto, molto interessante. È stato detto e scritto, non so con quali ragioni, che voi avete fatto o fate del rock romantico. Cosa vuol dire? Ma rock romantico. No, forse all'inizio. Rock mediterraneo. Ah sì, all'inizio, ecco, della nostra carriera c'era qualche cosa di classico dentro nella nostra musica, per cui si poteva anche dare una certa denominazione di questo genere. Poi le nostre esperienze americane, le tournée che abbiamo fatto in Europa e in giro per il mondo ci hanno messo a contatto con una realtà un po' più dura, che era poi la realtà nostra, delle nostre origini, di quando suonavamo in balera, ci facevamo i Rolling Stones, i Beatles, queste cose. Di Cioccio, musicalmente vi sentite ancora latini?
Ah, ci sentiamo latini perché bene o male siamo nati qua, cioè qui il sole picchia un po' più forte, cioè il sole che c'è da queste parti lo sappiamo tutti com'è. Siamo latini, però ovviamente musicista non può solamente fermarsi nel luogo dove è nato, nessun musicista l'ha mai fatto. Fuori che i negri che sono dotati di, probabilmente nella musica, di qualche scattino in più, perché ce l'hanno forse più radicata nel sangue. È però... bello che poi i musicisti, soprattutto quelli classici, facevano le loro opere migliori ispirandosi agli altri paesi, se vuoi guardare, non so. Comunque il nostro girare in giro così per il mondo ci ha portato a riuscire a filtrare bene il linguaggio sia inglese che americano e di riuscire a fare un tipo di rock che è nostro, quello italiano, quello mediterraneo, però ovviamente con questi tipi di schemi, quindi ci sentiamo musicisti più che altro internazionali, anche perché in realtà lo siamo, questi 300-400 concerti che abbiamo fatto all'estero li abbiamo tutti dentro ed è difficile dimenticarli, cioè tipo non so, hai presente il film Rocky, Spectrum di Philadelphia, atmosfera incandescente, ciuff, cioè concerto così ti rimane, ecco. Un'ultima domanda, e so che postula una risposta piuttosto difficile, la rivolgo a Patrick Givas. Voi siete dei giovani, che cosa sarà la musica del 2000 per i giovani del 2000? A che cosa si arriverà? Vediamo, facciamo una previsione. Calloni, anche tu, padre. Calloni, fa una previsione, butta una previsione. Dai, buttatevi una previsione. Nessuno si vuole sbilanciare. Questa qui è la domanda. Se le fai in tempo. No, qui bisognerebbe essere no. Trusta, ragazzi, lì il problema. Ma io penso che la musica, beh, senz'altro ci sarà. Sarà forse una delle ultime cose a sparire, visto che è stata una delle prime cose a arrivare, no? E secondo me si arriverà molto di più a una musica, cioè io penso che la gente crede che una volta si arriverà a una musica cerebrale, secondo me sarà il contrario, secondo me la musica andrà sempre di più su un fatto fisico, cioè di sfogo fisico, perché forse la situazione cerebrale, la musica forse non è tanto fatta, oggi come oggi almeno, non è tanto concepita per... sempre secondo, questa è un'opinione mia, non è concepita per stimolare lo spirito quanto per stimolare il corpo, che secondo me oggi come oggi ha bisogno di più di stimoli dall'esterno che la mente, che ha sempre. Allora io penso che sarà sempre una musica che darà moltissimo, io penso che andrà avanti così. Il benissimo. Rock praticamente. Vi ringrazio, abbiamo parlato del 2000, ma rimaniamo al presente. La premiata Forneria Marconi si accinge ora a sfornare il suo buon pane. Pensiamo ok, che sia okay.
suonare, non vado da più. Ok, l'isola di niente, era il terzo album, il secondo album, Fotos of Ghost. Così ripercorriamo una piccolissima così carrellata sui pezzi della PFM. Questo brano dall'album Fotos of Ghost, in italiano Per un amico. Jimmy.
tamburi, tastiere, chitarra, violino. Batte Calori, batteria, Fatu Zivas, basso, Fatu Zivas, chitarra, fate cose, fate le voci.
Dall'album Suonare Suonare, questo brano dedicato a tutti quelli che amano la musica, che serve così alla testa ogni tanto per andare a vivere qualche volta anche dalla realtà. Io lo dedico a un maestro, maestro della voce. Il brano si chiama Maestro della Voce.
si può fare, ma puoi studiare da dottore per un posto da piano dottore nazionale ed avere tanti soldi da poterse rubare, si può fare. Si può fare, no, si può fare, sì, 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 sì